Milano con gusto, come va? Ale Acito, Alessandro Acito, ben Bene. ritrovato, mi hai lasciato con due donne, la Dalila e la Vabbè. Betty, grande, no? Dico, potere alle Lui magari donne. sperava la stessa cosa oggi, Marco Marco. Ranzani, il nostro chef, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Allora, lui ci porta ad Alba Eirate, un bellissimo agriturismo. Io sono stata a mangiare senza, tra l'altro adesso ho il piacere di conoscere Marco, senza, cioè, andavo là, sono andata là in diverse occasioni, c'era da celebrare il 50° di matrimonio dei miei nonni, no? Cascina Arosio. E poi in tante altre occasioni, devo dire, ho mangiato veramente molto bene. E adesso Alessandro mi ha detto: ti porto uno chef Cascina Arosio, te? Ma guarda. Uno chef di uno di quegli agriturismi su cui solitamente i milanesi decidono di passare il weekend, che ha una storia molto particolare, Marco ce la racconterà oggi, è diciamo, la cucina fatta a chilometro zero con prodotti biologici e con tutta la storia dell'agricoltura lombarda che si è evoluta verso questa nuova forma di economia sostenibile e loro sono dei rappresentanti, come dire, d'eccellenza Giusto? dell'agriturismo, delle imprese agrituristiche Come, milanesi. guarda come lì lo chef molto Te lo modesto. porto perché io sono un suo cliente, lui non lo sapeva neanche, tra l'altro, Ma quando l'ho dai. coinvolto. L'ho fatto chiamare da Dalila, che tu hai conosciuto, Certo. perché ha un agriturismo appunto che secondo me merita No, di essere veramente. promosso. Veramente, allora io vi direi, prima di, venite qua, allora direi, Più ancora vicino. prima di raccontarci insomma il chilometro zero e tutto, sai che io ho sempre quel problemino lì, no? Che ho fame. Quindi vorrei sapere il menù di oggi, perché qua vedo un ben di Dio che ragazzi, cioè è una cosa Eh sì, allora indescrivibile. il menù Cosa di oggi, mangiamo? allora abbiamo fatto prepariamo un risotto con la pasta di salame, che è un risotto diciamo che si faceva in cascina proprio nei giorni di novembre, quando si iniziava a uccidere il primo maiale dell'anno, e quindi subito si voleva gustare, non aspettando quindi la stagionatura del salame, si prende la pasta proprio fresca del salame e Che è si fa questo risotto. Io l'ho voluto. quasi un peccato metterla nel riso, perché è buona anche da Vabbè, cruda dico. così, Come credo così? poi iniziamo a allungare le Mangerai mani, ok? anche, certo. Meglio cucinarlo. Ecco, poi Niente, dopo poi spieghiamo bene diciamo il riso. lo stesso risotto viene poi finito con una piccola caramellina di gorgonzola al cavolo nero e una gelatina di vino rosso che andrà messa sul risotto caldo, si scioglierà e creerà questo contrasto leggermente asprino e va a riprendere proprio un'usanza degli agricoltori, dei paesani che erano quelli che stavano proprio nelle cascine, che appunto quando facevano questo risotto, che notoriamente è abbastanza grasso, Cavolo rosso. sgrassavano il sapore mettendo un goccino di vino proprio a crudo all'ultimo momento e poi cominciavano a mangiarlo. Allora, Quindi niente, e poi le ci noci a sarà. cosa servono? Ecco, poi Scusa. facciamo un'altra Dai, ricettina. dici Abbiamo proprio, dici solo il titolo. 1000 foglie di zucca leggermente candita con testone, che è un formaggio che fanno Hai bisogno di me? a chilometri zero perché è la mia vicina di casa a Testone. 500 metri. Ah, giura? Guarda Sì. qua, guarda che zucca, scusa, eh. Meraviglia. E Il se no come testone si può invece è fare? questo, Il testone è dicevi? questo viene appunto prodotto da un'azienda agricola biologica Cascina Isola a Maria. 300 Sì. metri da casa nostra, quindi stiamo ancora dentro il chilometro E il zero. melograno cosa ti serve? Ma il Perché qua. melograno l'ho portato per fare Che colore. carino, bravo! Guarda che porta bene il melograno, porta soldi, da né, almeno così dicono. Ci Allora. sono 2 euro, guarda, tra Hai l'altro, no, dico, visto? portano. Scusa, c'erano Sono 2 euro. miei, sono, li Sì. riconosco. Allora, dai, va bene, dai. Allora, iniziamo con la preparazione del risotto, così poi iniziamo Sì, anche col discorso chilometro sì, zero sì, sì, sì. e il motivo per Cerchiamo di cui, insomma, capire tu vieni di perché. Sì, fatto anche chiamato in causa, no, esatto. Alessandro? Allora, il riso, chef, Sì, Marco. allora il riso, allora prima di Sì. tutto i Tu coltelli. hai Coltelli, bisogno? hai Vai tranquillo, vai bisogno? tranquillo. Hai bisogno di? No, se aveva bisogno di me, magari io Dai, gli dai. Ah, valgo il per tutto. tagliare, certo, è qua apposta. Se vuoi, ti aiuto Scusa, anche, chef, adesso voglio dire. Però sta Se fai cercando tu, i coltelli, stai cercando i giustamente. coltelli che ha Tranquillo, lasciato fuori non scena. preoccuparti, Intanto non noi preoccuparti. chiacchieriamo. Ah, qua bolle Qua l'acqua, bolle eh. l'acqua. Devo Sì, sì, buttare sì. dentro qualcosa? Ma lì mettiamo una cipollina adesso. Cipollina è qua. Abbiamo perso i coltelli? Eh no, ci Oh, ci sono. sono, ci Ah, sono. guarda che Allora, vieni belli, qua. quelli in ceramica. Sì. Che tagliano di più Allora, a dire la questi, eh? verità, il brodo bisognerebbe farlo molto prima, però. Fallo qua, bravissimo, bravissimo. Eccolo qua. Sì. Meraviglia. Il brodo va fatto molto Va prima, lo fatto so. molto prima, però vabbè, ne facciamo uno espresso per l'occasione. Allora,
Quindi stai tagliando la cipolla per il brodo, sì, di fatto. Tagliamo in piccoli pezzi, così almeno appunto acceleriamo un attimino. Ma giusto per dare un pochino di acidità, perché la scicola. Comunque il risotto alla pasta di salame è un risotto che può andare bene anche solo dell'acqua calda leggermente salata come brodo, perché dentro, diciamo, appunto questa, se si vuole sentire proprio il sapore, gli aromi e le spezie della pasta di salame, non bisogna compromettere troppo con un brodo troppo pesante. Chef, anche tu sei a chilometro zero? Sei milanese? Sì. Milanese. Di Albairate o milanese di Milano? Di Albairate, no, di Rosio. Di Rosio. Sì. Non sono nato lì, però no, perché sono nato poi l'agriturismo c'era questa l'ospedale. Storia. È l'evoluzione praticamente di un'azienda agricola. Aspetta, vuoi metterti qua? Dimmi tu. Sì, preparo. Ci cambiamo noi. Uh-huh. È l'evoluzione della vostra azienda agricola, no? Dove eravate fittavoli per secoli, la tua famiglia. E poi a un certo punto avete colto l'opportunità di rimettere a posto una vecchia stalla e di iniziare a creare quello che era un agriturismo negli anni 90, corretto? Sì, diciamo che negli anni, nel 95 più o meno, abbiamo preso questa vecchia proprietà che era bruciata. Io volevo era una piccola stalla. E noi avevamo appunto le mucche per produzione di latte. Bello. E solo che c'era una storia delle quote latte, una cosa e un'altra, allora abbiamo mirato su qualcosa di nuovo e quindi nel 98 abbiamo aperto appunto la cascina Rosio, questo piccolo agriturismo dove c'era questa salettina ricavata appunto dalla vecchia stalla, ci sono ancora le vecchie colonne in granito così. Bello. E appunto abbiamo cominciato proprio dando i nostri prodotti, partendo dalla filosofia di dare ai nostri animali da mangiare proprio in modo sano veramente, quindi erba, soia, fieno, crusca, mais prodotto da noi, sempre insomma. Diciamo, poi mio padre si occupa proprio della produzione di questi alimenti e anche del riso, perché siamo produttori anche di Davvero? Riso. Non lo sapevo neanche io. Dove l'è il riso? Il riso è qua. È questo il vostro? Sì. Prendo lo scalogno che ce l'ho qua dietro. Intanto forza, scalogno, dai. Allora, quindi stiamo preparando il nostro risottino con una cosa? Con la pasta carne di maiale, pasta di salame, sì. L'hanno appena ucciso e quindi dobbiamo capire se l'hanno cresciuto bene o meno e noi sperimenteremo questa cosa. Sono animali vostri praticamente? Sì, gli animali sono i nostri, e appunto adesso abbiamo trasformato appunto quella che era la stalla con le mucche da latte, l'abbiamo trasformata in una stalla dove ci sono appunto queste bestie limousine che sono eccezionali, le come era è una razza di bovini che sono si chiama clienti che arrivano sabato, non sono molto educati perché li pelate, li chiamano bestie di bovini, non è vero, allora è la filosofia di accoglienza del cliente, no? O stanno arrivando le bestie in limousine. E quindi va bene, niente. Questi guarda, sembrava una matriosca, io la parte più piccola, fino ad arrivare oggi, formato matriosca. Devo venire con i trampoli anch'io in studio. E che già ce li ho un po' di tacco, però vabbè. Allora, qua stiamo facendo, sì, non ti preoccupare, adesso scalda, e stiamo facendo un po' di soffrittino, aspetta che accendiamo però. Ok. Giusto. Quindi con la bella cipolla, scalogno e via. Scalogno e cipolla. Ho messo la cipolla. Ok, di là abbiamo il brodo e adesso il risotto dove lo andiamo a buttare? Adesso lasciamo un attimino che la cipolla si stufi leggermente. Coltello forte, ce l'ho anch'io con in ceramica, tagliano di più. Diciamocelo. Oh, facciamo i complimenti ad Acito perché è tornato da poco da Matera dove ha ritirato un premio importantissimo, vogliamo dirlo? Ci hanno premiato come al Festival of Festivals, che è una rassegna nazionale che avviene ogni anno in una località d'Italia, ci hanno premiato come il Festival Emergente di Qualità italiano del 2012. Mi hanno chiamato qualche mese fa per segnalarmi che eravamo in concorso, è stato aperto questo concorso online e la gente ha premiato il nostro festival. Ma che bravo! Questo è un motivo, come dire, di orgoglio condiviso che io condivido con te e con Stefano, perché comunque ci credete in quello che facciamo, sapete come lo facciamo attraverso il principio della restituzione, per cui le persone si restituiscono alla società.
in un momento in cui alla fine poter dare qualcosa agli altri serve a migliorare anche il contesto in cui viviamo. Certo. È il principio per cui lui è qua oggi, Dalila con Bernadette sono già passate di qua e cerco sempre di portarvi delle persone che possono, come dire, raccontare delle storie che fino ad oggi sono rimaste un po' inedite, no? Come un po' il nostro festival. Bello. Allora, inedito questo risotto, ci siamo? Sì, diciamo che non so fare. Ma niente, ancora. Tempi televisivi, vai tranquillo. Poi tu lo sai che ne combiniamo delle belle fra poco, cioè? No? Che fra poco facciamo. Racconta? Dovremmo, incrociamo le dita, fare il primo format televisivo del The Village, lo sai? The Village Dog Festival. Sì. Quindi insomma, state tutta una lì. Cosa nuova su cui sei coinvolta te, coinvolta anche Golfari. Quel ragazzo tuo amico che non lo conosco. Che abita l'etere di Tele Lombardia e Milanau. Allora, nel frattempo, mentre appunto soffrigge la pasta di salame con la cipolla, abbiamo preparato la gelatina di vino rosso. Questa per ovvi motivi l'ho dovuta fare prima perché deve raffreddare almeno un paio di ore. Ma scusa, tu quando prima hai detto il cavolo rosso, capito? No, il cavolo nero. Il cavolo nero è questo. È questo qua. Abbiamo sbollentato le foglie, anche qua le ho appena sbollentate, per farlo bello, rimanere bello colorato, perché sennò diventa proprio nero. Bisogna sbollentare le foglie con acqua salata. Possibilmente, di solito si mette per ogni litro d'acqua 30 grammi di sale. Ogni litro d'acqua 30 grammi di sale. Allora praticamente, ma questa è una dose diciamo che va bene un po' per tutte le verdure, perché aumenta un po' la pressione diciamo salina intorno alla verdura e mantiene tutti i sali all'interno. E rimane sempre il colore molto, molto brillante. Allora, nel fondo di cipolla tu hai messo la pasta di salame. La pasta di salame la lasciamo leggermente arrostire. Darà appunto un po' di sapore di arrostito. E invece questo di invece questa gelatina allora praticamente abbiamo preso del Barbera in questo caso, che sarebbe questo qua. L'abbiamo fatto cuocere. Io ho voluto dargli una nota leggermente diciamo di vin brûlé, visto che siamo un po' di tema natalizio, via tema così. Autunnale così, quindi ho messo un pochettino di scorza di limone e di arancio, un po' di cannella, l'ho fatto bollire per qualche minuto e dopodiché abbiamo messo ad ammorbidire un paio di fogli di colla di pesce che avevamo qui, sì. Però comunque quella classica, certo, la gelatina si mette ad ammorbidire e dopodiché quando il composto è intorno ai 40 gradi si va ad unire viene e si raffredda. Quando ritrova il calore, quindi quando verrà messo sul risotto caldo, la gelatina si lascerà andare, quindi si scioglierà e ritornerà praticamente vino. Appunto, come dicevo, riprende quell'usanza del goccino di vino direttamente dalla bottiglia. Che dicevi prima. E niente, adesso qua, mentre però, l'altra ricetta, ricetta praticamente... Hai capito, chef? Cosa sono? Allora, facciamo... La zucca, no? Sì, allora, l'hai tagliata. La zucca l'ho già tagliata e l'ho leggermente candita. Questo è un procedimento che va fatto la sera prima. L'ho fatta andare leggermente a vapore per 5 minuti in modo da ammorbidirla. Dopodiché ho messo qualche grano di zucchero in modo appunto da renderla leggermente candita. Ma sto salame, scusa? Quel salame lì è prodotto da me, l'ho portato perché mi ha consigliato. Grande. Tagliamo? Ma stai scherzando? Mi ha consigliato. Certo, portava qualcosina anche pane da mangiare. Salame. Taglio io? Cioè. Prendo un altro coltello. Sì. Grande. Vediamo. Quindi facciamo vino e salame alle 10:30 del mattino. Vino no, salame sì, vino no, salame sì. Questo qua è un anno con l'altro che si incontrano, perché questo è quello fresco che è stato fatto e sarà pronto fra almeno 6 mesi, ecco, perché la stagionatura...